Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Come potete vedere, il video di oggi è un vlog, una cosa che faccio molto raramente. In realtà l'ultimo video un po' in stile vlog che avete visto è stato il mio food diary su tutti i posti vegetariani e vegani di Amsterdam e l'ho girato un po' in stile vlog, quindi questo è il primo tentativo di vlog dopo tantissimo tempo. E ho pensato di fare questo vlog perché spesso su Instagram, nei messaggi privati, molte persone mi chiedono come si vive in Germania. Com'è vivere qui? Quindi ho deciso di fare un vlog per farvi vedere un po' la mia giornata tipo in Germania. Oggi è sabato 24 agosto, quindi vi do un po' un riferimento temporale perché non so quando pubblicherò questo video perché ne ho registrati un sacco questa settimana. E visto che non lavoro oggi, ho deciso di mostrarvi un po' tutti i posti preferiti della mia città. Se non lo sapete, io vivo ad Augsburg, che si trova a 80 km più o meno da Monaco di Baviera, quindi sud della Germania, ed è la terza città più grande della Baviera dopo Monaco e Norimberga. Quindi, visto che è una città un pochino meno conosciuta rispetto appunto alle due più conosciute della Baviera, ho deciso di fare questo vlog per portarvi un po' in giro nei miei posti preferiti della mia città, farvi vedere una mia giornata tipo, quando non devo lavorare, quando non ho niente da fare, insomma, posso spassarmela e godermi la giornata. E soprattutto oggi c'è una bellissima giornata di sole, quindi ne approfitto anche per farvi vedere un po' come trascorriamo l'estate qui in Baviera, in città. L'outfit che ho deciso di indossare oggi è questa bellissima tutina che ho preso in Messico e in realtà si può portare anche così, quindi con le spalle scoperte. Le maniche in realtà sono più lunghe, ma le tengo su perché comunque fa abbastanza caldo oggi, però questa tutina la volevo mettere perché non l'ho ancora messa quest'estate e tra un po' arriva l'autunno, quindi devo approfittarne e mettere tutti i vestiti estivi che ho prima che arrivi l'autunno. E invece come scarpe ho questi sandali che ho comprato in Marocco, sono stupendi, così d'oro, secondo me ci stanno molto bene con quest'outfit e sono pronta per andare. Ciao amici. Prima missione di oggi, se pirata deve tagliare i capelli. Mentre lui andrà a tagliare i capelli, io andrò a farmi un giro nel mio amato negozio dell'usato, di cui vi parlo sempre quando faccio gli haul. E quindi vi farò vedere anche che cosa trovo, magari compro qualcosa e vi faccio un haul in diretta nel vlog. Ricordatevi questi capelli, questa faccia, perché tornerà totalmente cambiato, proprio rivoluzionato. Speriamo non troppo. Speriamo non troppo, ma torna calvo. Tagliato un pochino troppo. Raga, fail perché il negozio dell'usato è chiuso, perché mi sa che stanno facendo tipo un inventario o qualcosa. Quindi mi faccio un giro da un'altra parte. Non lo so, magari vado in libreria, boh, vado un po' nei miei negozi preferiti. Devo anche comprare un quadernino perché volevo iniziare un diario lunare e quindi mi serve un quadernino nuovo. Boh, vado un pochino a cercare qualcos'altro mentre si fa i capelli. Siete pronti per la grande rivelazione? Dai, fai vedere. Dai, stai bene. Molto più curati i capelli. Guarda che bel taglio che ti ha fatto qua. Fai vedere i lati. Wow, che fashion. Dai, un'emozione. No, no, sta bene, dai. Comunque, questo è quello che ho comprato io. Un quadernino che vi ho detto che voglio fare il diario lunare. Adesso andiamo a pranzo perché stiamo morendo di fame. Che ore sono? 12:40. 12:40. E volevamo provare un panino vegano. Dobbiamo vedere se è aperto prima. Ah, ecco, dobbiamo infatti. Guardiamo prima se è aperto. Però ci sono due posti che lo fanno qui ad Augsburg, che è un panino vegano fatto di questo nuovo prodotto, non so, di proteine di piselli che assomiglia un sacco alla carne, che si chiama Beyond Meat. E ho visto che c'è Simona che ha fatto un video, poi magari ve lo linko in descrizione, in cui ne parlava e lei l'ha mangiato a Berlino. Allora ho fatto una ricerca e c'è anche qui e devo assolutamente provarlo. Quindi adesso vediamo se il posto che ce l'ha, è aperto. E andiamo lì a pranzare. Sei già stufato?
Cioè se ne va così, no, senza dire niente. Per carità, tutto molto interessante, però avrei anche fame. Non volevo solo vedere dove dovevamo andare, sì, non è che volevo uscire dallo schermo come un cafone. Un pochino sei stato. No, scusate amici, spero di non aver perso qualche follower anch'io. È su Instagram, è adesso di seguire. Seguitelo su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Sì. Tira su, che sembra che non ho la fronte. Sono proprio curioso di vedere quanti follower mi aumentano dopo questa mia apparizione su YouTube. Sì, seguitelo anche se il suo profilo è un po' noioso. Ma cosa noioso? Paesaggi no, scherzo, della Madonna. Andate, fa delle belle foto, andate veramente come a vederlo. Come dicono quelli che è successo. Date un'occhiata nel mio profilo. Date un'occhiata anche al mio. Mi lascio si fa pubblicità ancora. Scusa, il mio canale. Vi lascio tutti i link in descrizione. Aggiornamento sulla questione pranzo: i posti che facevano quell'hamburger vegano sono chiusi, cioè uno è aperto ma non fa l'hamburger oggi, non so perché, e un altro è aperto solo a cena, quindi ci andremo a cena. E adesso andiamo in un altro posto che è il nostro ristorante vegano preferito. Qui ad Augsburg, e fanno il buffet un po' come quello che vi ho fatto vedere nel video di Amsterdam. Se non l'avete visto non perdetevelo, perché il qui presente aveva speso una barca di soldi, perché è uno di quei buffet a peso. Si era riempito il piatto a dismisura e aveva pagato tipo 40, anzi no, lui da solo 30 euro. La tattica era quella di mettere cose leggere nel piatto. Ma il problema fallito. È che ne ho ammassate troppo, perché tanto queste leggere, alla fine avevo speso tipo 30 euro. Sì, 30 euro solo per il suo, quindi è stato un disastro. Stavolta invece ci siamo contenuti, e no, ma in realtà abbiamo mangiato benissimo. Questo è veramente un posto che vi consiglio se venite. Anche gluten free. Sì, è anche gluten free, oltre che essere vegano, quindi se venite qui ad Augsburg ve lo consiglio assolutamente, perché è buonissimo. Tra due o tre settimane inizierà anche l'Oktoberfest, qui è anticipata, ma io vi consiglio questa anziché l'Oktoberfest, perché è più bello, c'è meno gente, meno casino. Ci si può sedere anche. Si può sedere a bere, e quindi è proprio un'altra atmosfera, mentre di là l'Oktoberfest c'è troppo casino, è un po' troppo turistica, e quindi vi consiglio, se volete una vera atmosfera bavarese, di venire qui a Clerra. Sì, sei un quarto. Sei un quarto, adesso abbiamo fatto una piccola sosta qui in un altro dei nostri posti preferiti, che si chiama Hofgarten, ed è un piccolo parco molto carino, curato. E la cosa bella è che lì in fondo è praticamente una zona dove ci sono tanti libri che ognuno può prendere.
però in cambio ovviamente devi lasciare un libro più, quindi diciamo che è un book crossing, uno scambio di libri molto bello. Sì, però puoi leggere e riappoggiarlo senza lasciare il tuo. Sì, e allora puoi leggere qui al parco, molto bello. Niente, adesso stiamo un pochino qui al parco, dopo andiamo a mangiare finalmente questo hamburger di cui vi parlavo prima e poi torniamo a casa, credo. Oppure vuoi andare a berti qualcosa? No, preferirei tornare a casa perché... Perché c'è una partita. No. No. Ce ne sono diverse. Ah, diverse. Ci basta. No, no. No. Pirata ha ordinato una salsiccia vegana. Fai vedere bene quando lo togli. Sì, praticamente quello che vi dicevo, di cui fanno anche l'hamburger, che sembra carne. Sembra carne anche dall'odore. Ah, veramente? E anche dalla consistenza, incredibile. Sembra carne? Cioè, ma tantissimo o mediamente? Cioè, sembra proprio carne. Sembra carne, sì. Pazzesco. Fa vedere. Guardate. La consistenza sembra proprio carne vera. Un hamburger. Un hamburger vero. Vado, provo. Vai. Anche l'odore. Siamo appena usciti dal ristorante. E ragazzi, come avrete visto dalle nostre reazioni, questo hamburger Beyond Meat è davvero, sembra carne, cioè è una roba assurda. Non ho mai mangiato nessun prodotto vegetale che sappia così tanto di carne. Quindi vi consiglio di provarlo. Ovviamente non è il cibo più sano del mondo, quindi non è che lo potete mangiare tutti i giorni. Però trovo che sia un'ottima cosa per tutti quegli onnivori che pensano che il cibo vegano faccia schifo, e invece non è così. Si trovano cose identiche alla carne, se proprio non puoi rinunciare alla carne, ci sono delle alternative. Quindi, ho il fiatone, secondo me tutti dovremmo diventare vegani, soprattutto visti gli ultimi recenti fatti, la foresta amazzonica che sta bruciando, sul riscaldamento globale. E si sa che comunque una delle maggiori cause è l'allevamento animale, soprattutto l'allevamento di bovini, che si sa che emettono delle quantità di CO2 superiori addirittura a tutti i trasporti messi assieme. Quindi ragazzi, il futuro è essere vegani. Lascia la parola a sti pirati. Sì, cosa devi aggiungere? Allora, mi fa male il braccio, allora... tieni tu. Ciao amici. Se non mi conoscete, non so se mi hai fatto vedere, sono sempre io i capelli che gli ho tagliati. Dov'è che devo guardare? È qua dentro. Ok, volevo dire semplicemente una cosa. Allora, inquadrami in intero. Tutto per tutto. Allora, vai. Io capisco... Ci vogliamo anche fermare. Capisco 20 anni fa, adesso amici, capisco 20 anni fa che si diceva assolutamente non rinuncio alla carne, no, qua, no, io... E poi dicevano, ah, no, ma sì. Io ero anche tra queste persone che dicevano, il cibo vegano che schifo, il ero, tofu, allora, quando non è assolutamente vero. Lascia, scusa, vai, vai. Lascia la parola, vai, per vai, carità, vai. Per carità. Allora, capì, anch'io prima, fino a 4 anni fa, mangiavo anch'io carne e pesce, queste cose qua. Tre anni sono già passati, 3 anni fa esatti. Allora, adesso ci sono talmente tanti sostitutivi che hanno lo stesso sapore. Prima abbiamo mangiato veramente, ma non sto scherzando. No, cioè, se dovete provarlo, la differenza non si, cioè, non esiste. Allora, assolutamente, ma veramente, io vi ho detto, era più buono questo burro, era di un saporito, era di un'esplosione in bocca. Avete visto i video di come ammazzano le mucche? Vi butta dentro una negatività. Quando inghiottite queste povere mucche che sono state ammazzate in una maniera brutale, e le mangiate, vi entrano dentro al corpo, vi mettono negatività dappertutto, sì, perché comunque sono morte malissimo. Ma che senso ha? Ti danno quando... anche una... scusami se ti interrompo. Introduci l'energia negativa dell'animale, che ovviamente un momento prima di morire ha rilasciato paura, ormoni esatto. Negativi. Tutta questa energia
rimane lì, rimane nella materia e quindi tu la ingerisci e la assorbi. C'è tanta gente che dice una volta a settimana mangio carne, ma perché devi andare a mangiare la carne vera quando infatti, oramai ci sono questi sostitutivi, se proprio ti manca quel sapore? Vai a prendere questi. Sì. Allora, non ti costa niente in più. Sai che fai qualcosa di buono per l'umanità, per l'ambiente. Sai che comunque non c'è dietro sofferenza di animali, di persone. Ma perché cavolo devi andare a mangiare del wurstel quello fatto? E sono proprio delle cose che si fanno senza pensarci. Però se, però ci, se pensi, ci pensi, dici, sono stati esseri viventi. Se possiamo farne a meno, facciamone a meno. Okay. Sì. Vabbè, abbiamo fatto sto pippone esistenziale, spero che vi serva qualcosa, che vi faccia riflettere, e basta, ovviamente non è che vi dico di mangiare questi cibi, che comunque sono cibi spazzatura, ci sono un sacco di altre alternative vegane super sane, buonissime, ricche di nutrienti, provate se non siete vegani. E niente, concludiamo questo discorso super pippone, noi andiamo a casa e questa giornata è finita. Siamo tornati a casa e prima di concludere il vlog volevo farvi vedere un po' le cosine che ho comprato. Non è tantissima roba in realtà, però volevo farvele comunque vedere. Sono portata dietro la mia borsina riutilizzabile di Organic Basics, ovviamente. Come prima cosa, vabbè, ho preso il quadernino che vi ho già fatto vedere. Poi ho preso questo libro, Mindfulness for Everyday Living. Sono molto curiosa di vedere com'è, sembra bello, sembra fatto molto bene. E tra l'altro di questa collana io ho già un libro sui cristalli, che vi ho già fatto vedere nel mio video sulla libreria, che vi lascio linkato in descrizione. Poi ho preso, vabbè, niente di entusiasmante, gli assorbenti, questi sono biodegradabili. Poi ho ricomprato il dentifricio in vetro, che conoscete già perché ve l'ho fatto vedere nel video del Plastic Free July. E ho visto che ce l'hanno anche con dentro il carbone, quindi questo qui è bianco, quello lì era proprio totalmente nero, magari prima o poi proverò anche quello. Poi ho preso le lenti a contatto mensili per il mese di settembre. Poi ho preso questo ve lo consiglio un sacco, è un burro di karité 100% dell'Occitane, che io uso come burro cacao ed è il miglior burro cacao che esiste, ti lascia proprio le labbra morbidissime e rimangono morbide tutto il giorno, è favoloso. E niente ragazzi, direi di concludere il video, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto piacere, che vi ho portato un po' in giro per la mia città, vi ho fatto vedere alcuni posticini, magari farò, se vi è piaciuto, farò un altro video in cui vi faccio vedere altri posti perché ce ne sono altri. E quindi fatemi sapere se questi vlog vi piacciono e lasciandomi un pollice in su. Il pirata vi saluta anche lui. È arrivata il pistolero a salutare. Vabbè, allora avete conosciuto bene anche questo individuo che è mio marito. Dai, smettere di chiamarmi individuo, che poi mi chiamano individuo per strada, già ieri. Va bene, vi salutiamo, che questo video non so quanto durerà, dovrò fare un bel editing. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao! Thank you.